trovo nella sala grande del Museo Civico Archeologico di Bologna, proprio presso la famosa Stele della Nave. È una grande stele di arenaria, in parte sbrecciata nella parte superiore, decorata a rilievo su entrambi i lati. Su un lato sono rappresentati in diversi registri vari personaggi. Sono attori di tromba, pugili, gare atletiche, il viaggio nell'aldilà su un carro trainato da cavalli alati e un listello che porta il nome del defunto, Vel Calcna. Sull'altro lato c'è una scena principale, una nave con due soldati armati in piedi e, a poppa e a prua, due personaggi con un mantello, uno certamente il timoniere, l'altro una vedetta. Si intravedono le teste dei rematori che spuntano dallo scafo. Il mare sembra piuttosto agitato. Si tratta senza dubbio di una nave da guerra. È curioso che sulla stele di un uomo sepolto a Bologna sia rappresentata una nave. I nostri ascoltatori si chiederanno il perché di questa immagine ed è proprio per questo che siamo qui, per capire, sentendolo dalla viva voce del titolare della stele, come mai ha fatto scolpire una nave sul suo segnacolo funerario. Eccola. Buongiorno, signor Calcna. Innanzitutto, mi dica come la devo chiamare. Ammiraglio, capitano, comandante o che altro? Chiamami pure comandante. Anche se, beh, nella mia lingua, il nome della mia carica aveva un suono migliore. Lo credo, signor. Scusi. Comandante Calcna. Ma i nostri ascoltatori non sono abituati al suono della sua lingua etrusca, con tutte quelle aspirate, tutte quelle consonanti una dietro l'altra, e poi sa, per molti, la vostra lingua è ancora un mistero. Ah, lo so, lo so. In fondo un po' di mistero sugli etruschi, in fondo non ci dispiace. Ma vuoi forse parlare della nostra lingua? Tieni pronto che facciamo notte. Oh, no, 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 comandante, siamo qui per parlare di lei. Molti nostri ascoltatori si chiedono perché lei abbia fatto raffigurare una nave sul suo monumento funerario. In questo museo ci sono decine di stele, grandi, piccole, di epoche diverse, tutte decorate con rappresentazioni dell'ultimo viaggio. Ma ce n'è una sola in cui si trova la nave. E qui il mare non c'è. E allora perché una nave? Ah, è una storia lunga che inizia molto tempo prima che io nascessi. Sei sicuro di volerla ascoltare? Sì, sono qui per questo, comandante. Ebbene, tutto è cominciato nel VI secolo avanti la vostra era. Allora l'Etruria era potente, ricca. C'erano grandi città, soprattutto vicino alla costa del mare che oggi si chiama Tirreno. Tarna, Cesra, Vatl, Vels. Scusa, se dimenticavo la scarsa familiarità con le parole etrusche. Dicevo Tarquinia, Cerveteri, Vetulonia. E voci. Sul mare c'erano i porti e i grandi empori frequentati da genti di tutto il Mediterraneo che si scambiavano merci, tecnologie, idee, storie e miti. E poi santuari grandiosi, strade larghe, botteghe, artigiani che esportavano prodotti in tutti i paesi allora conosciuti. Ma soprattutto queste città, vere metropoli di quel tempo, possedevano una flotta che nessuno allora poteva contrastare. I commerci erano nostri. Le navi solcavano i mari e portavano merci ovunque, tornando poi a loro volta cariche di nuove merci. Sì, ma si dice che spesso
le vostre navi abbordassero le navi da trasporto di altri paesi e si impadronissero con la forza del carico. Ma sì, sì, voi chiamate questo pirateria. Sì. Sì, facevamo anche questo, ma lo facevano tutti, tutti, soprattutto i fenici, i cartaginesi e anche i greci, anche loro. Ma noi eravamo i migliori, i più coraggiosi. Avvistavi una nave, immaginavi che fosse carica di prodotti preziosi, che sono rame da Cipro, olio, vino dalla Grecia, e allora l'abbordavi, le sottraevi il carico e poi lo portavi negli empori etruschi. Anche questo in fondo è commercio, è un po' particolare, si può dire, ma è sempre commercio. Commercio, sì. Cioè, comandante, mi permetto di non essere d'accordo, ma torniamo alla sua storia. Sì. Diceva che la flotta etrusca era la più forte del Tirreno. Sì, sì, era la più forte, invincibile. Noi etruschi avevamo il dominio del Tirreno, ma hai sentito parlare di talassocrazia? Parola greca, talassocrazia. Il mare era nostro, tant'è vero che poi quel mare voi lo avete chiamato Tirreno, che è come i greci chiamavano noi, oi Tirrenoi. Sì, è vero, c'erano anche i cartaginesi, ma loro frequentavano la parte a mezzogiorno del mare e non ci creavano problemi. Io credo che in fondo ci temessero, o forse pensavano che in ogni caso fosse meglio non provocarci. Una guerra fra le nostre flotte sarebbe stata disastrosa per entrambi. Fra noi c'era una specie di tacito accordo, una reciproca tolleranza. Tutto andava bene fino a quel maledetto giorno quando fummo certi che nel Tirreno si era insinuato un terzo incomodo, i greci di Focea. Quanta avvisaglia avevamo già avuta, un andirivieni piuttosto insolito di navi greche negli ultimi tempi, le notizie della forte pressione persiana sulle città greche d'Oriente, poi le informazioni storte amichevole da cui giochini focesi quasi dopo un arrembaggio e infine una verifica sul posto. Per Tinia i focesi stavano occupando una fascia di costa in Corsica proprio di fronte alla nostra isola nel cui ventre c'era tanto freddo da riempire il mondo, Aivaria, la fumosa, per le centinaia di forni fusoli sparsi per tutta l'isola. Il mare era nostro, non volevamo intrusi. Cosa volevano fare? Una colonia? Un emporio? E la nostra talassocrazia? Che è poi una parola loro? I focesi dovevano andarsene. E subito ci accordammo con i cartaginesi. In fondo anche loro sarebbero stati danneggiati dalla presenza focea. Forse la prima grande battaglia della storia. Noi e i cartaginesi contro i focesi. Avrei voluto essere io a comandare la flotta alleata. Io! Ma ahimè, non ero ancora nato. Ah, ma fu una vittoria strepitosa, ad anno, ecco il vostro calendario, era già affrontato la città, sì, più o meno 540 avanti Cristo. 540. Comandante Cacna, non vorrei contraddirla, sa. A noi non risulta che fu proprio una vittoria, fu piuttosto un
pareggio, diciamo. Anche voi usciste malconci. Va bene, forse non fu una grande vittoria. Comunque l'obiettivo fu raggiunto. I focesi si ritirarono e non si fecero più vedere. Ma nulla, nulla fu più come prima. La nostra flotta subì gravi perdite e i levantini, sì, dico, i cartaginesi, che poi in fondo erano fenici, cominciarono ad avanzare coetese, volevano maggior spazio nel Tirreno per i loro traffici e noi fummo costretti a cedere. Mentre prima la loro presenza era tollerabile, dopo divennero i nostri maggiori, anzi, gli unici concorrenti. I nostri commerci diminuirono. Le rotte dal Mediterraneo orientale verso i porti etruschi sul Tirreno si ridussero drasticamente. La talassografia era persa. Il periodo di prosperità. Il terreno non era più un mare sicuro, troppe navi, troppa concorrenza, e poi le colonie greche che diventavano sempre più aggressive. Fu un duro colpo. Un duro colpo per chi aveva considerato quel mare come proprio per tanti anni. Ma poi noi, gli Etruschi, non ci piangemmo addosso. Andammo avanti. Fu allora che decideste di spostare le rotte commerciali sull'Adriatico. Una grande operazione che deve essere stata programmata e realizzata in tempi lunghi e con grossi sforzi. Un grande popolo che tira i remi in barca da una parte e li rimette in mare dall'altra. Come andò, comandante? Lo spieghi ai nostri ascoltatori. Ci fu una riorganizzazione di tutta l'Etruria padana. Hai presente Felsna? Comandante, non ricominci con il suo etrusco, dica Felsina, e poi vuole che non abbia presente Felsina, Bologna. Mm-hmm. Io a Bologna ci sono nato, ci vivo e come vede ci lavoro. Va bene, non c'è bisogno di scaldarsi, va bene, ma chiamerò Felsina, ma non Bologna. Bologna non mi piace. Mi ricordo troppo i boi, quei giganti che venivano dal nord, che hanno dato molto filo da torce agli Etruschi e che hanno occupato Felsina e altre importanti città come Caimua. Caimua? Ma basta, ma lasciami usare i nomi delle città che usavamo noi! Lo so, voi la chiamate Misa o Mazzabotto, ma si chiamava Caimua. Ora non si scaldi lei. Era solo per chiarezza, insomma. Non tutti i nostri ascoltatori sono al corrente di queste cose. In fondo che Mazzabotto in antico si chiamasse Caimua lo sappiamo da poco. Ma la prego, continui. Dunque, Felsina era la città più importante di tutta la pianura al di là degli Appennini. Fino a quel momento in tutta l'area si praticava quasi esclusivamente l'agricoltura. Ma poi, perso il dominio sul Mar Tirreno, pensammo di riorganizzare quel territorio dandogli anche un'impronta commerciale. Ma occorreva uno sbocco sul mare. E c'era Spina, un territorio proprio vicino al delta del Po, che sembrava adatto per insediarvi un centro urbano e un porto. C'era, a sud di Felsina, un villaggio in un magnifico pianoro che poteva essere trasformato in una vera e propria città, per l'appunto Caimua. C'erano i fiumi della nostra pianura che rappresentavano ottime vie di comunicazione verso occidente. E a mezzogiorno e a settentrione c'erano i passi fra le montagne e un grande fiume che conduceva le genti del nord. E soprattutto c'era Felsina, il punto focale,
la cerniera attorno a cui ruotava tutto questo nuovo sistema. Un piano straordinario. Ma ci dica, comandante, gli uomini che realizzavano questa operazione erano del posto? Ci fu anche l'intervento di Etruschi che, diciamo così, erano terrenici? Certo, certo, si spostarono in monti. I mercanti più intraprendenti, le famiglie che avevano fatto fortuna coi commerci nelle città costiere del Tirreno e che volevano continuare ad arricchirsi anche dopo che quel mare era diventato troppo frequentato. Sì, ci fu uno spostamento, ma la trasformazione dell'assetto economico di tutta la valle del Po fu opera nostra, degli Etruschi padani. Praticamente, diciamo, voltaste pagina. Comandante, ha accennato a Spina, mi parli un po' di questa città. Ah, Spina. Bella città, almeno così mi parve all'inizio. È stata la mia città di adozione, dove ho svolto la mia carriera di navarca, perché io sono nato a Felsina, ma ho lavorato a Spina. Andiamo per ordine. Ha chiesto di Spina, dunque, prima di tutto, non dare ascolto a chi dice che fu fondata dai Pelasgi, che provenivano dal santuario di Dodona, o addirittura da Diomede di ritorno dalla guerra di Troia. Tutte fandonie, dicerie inventate per giustificare la presenza di tanti greci in città greca. Lo credo che c'erano tanti greci, tra quelli che andavano e venivano dalla Grecia, soprattutto da Atene, e per commercio, e quelli che dopo essersi arricchiti si fermavano a Spina per aprire un'attività o perché a Spina pensavano che si vivesse bene, erano quasi più greci che etruschi. Figurati che Spina aveva un tesoro a Delfi. Cosa rarissima, per una città non greca. Ma la città fu fondata dagli Etruschi e la sua fondazione faceva parte di quel piano di riorganizzazione di tutto il territorio di cui ti dicevo prima. E non fu certo impresa da poco. Oh, sì, lo posso immaginare. Ai suoi tempi quella zona al mare era molto vicino. Poi dice un po' di Ireno e poi le lagune, distese di sabbia, isolette una vicino all'altra, un territorio non facile, certo, soggetto anche a frequenti inondazioni. È tutto vero, ma noi superammo tutte le difficoltà. Rinforzammo il terreno con pali di legno, terra piena di argilla e fascine. Costruimmo grandiosi canali per collegare i fiumi al mare attraverso le dune sabbiose. Insomma, i nostri esperti di idraulica fecero miracoli. Alla fine e uscì un complesso portuale e commerciale vasto, di cui Spina era il nucleo centrale. Una città con strade ortogonali, capanne e case disposte regolarmente. Città che voi avete solo in parte scoperto. Sì, ma abbiamo scavato le necropoli, più di 5.000 tombe. Esatto, perché a voi, di noi etruschi, conoscete solo le necropoli e cercate il bello oggetto. I preziosi gioielli, le ambre straordinarie, i bronzi grandi e piccoli, le splendide ceramiche, le tombe monumentali. Saranno stati soddisfatti gli archeologi del tuo tempo, quello che hanno trovato a Spina. Beh, comandante, non immagina che cosa abbiamo trovato. Non lontano da Spina, a Ferrara, c'è un museo che raccoglie una grande quantità di questi reperti. Soprattutto vasi attici, crateri, cantaroi, chilites, con decorazioni strepitose e in prevalenza scene del mito greco. Una meraviglia. Però non è vero che scaviamo solo le tombe, sa? Negli ultimi anni gli archeologi hanno rivolto la loro attenzione anche agli insediamenti urbani. Di un'altra parola greca e ti abbatto. Comunque era ora, perché certamente capirete così molto di più su noi etruschi.
Tornando ai tesori che avete trovato nelle nostre tombe, vedi, a Spina si commerciava ogni cosa, ma soprattutto beni di lusso, di gran lusso, e fra questi i vasi antici. La maggior parte di questi proseguivano, ma molti si fermavano a Spina, dove c'era gente facoltosa, ricchi mercanti. Ai miei tempi, possedere un cratere attico dipinto da un famoso pittore era come per voi possedere un Picasso. Era un segno di grande ricchezza e prestigio. A dire? Sì. E poi che ne sale di Picasso? Lasciamo perdere. Si fa così per dire, insomma, un modo. È comunque qualcosa che in pochi potevano permettersi. Vabbè, scusi, comandante. Sì. Vorrei tornare sull'argomento della nostra intervista. Siamo qui, presso la sua stele funeraria, e ai nostri ascoltatori piacerebbe conoscere bene la sua storia. Non c'è ancora detto della presenza della nave sulla stella. Il mare, amico mio! Il mare! Sono sempre stato attratto dall'acqua e dalle barche, fin da bambino. A Felsina abitavo poco distante dal torrente che voi chiamate e ricordo che spesso andavo sulle sue sponde per mettere l'acqua alle barchette che mi costruivo da solo. Sceglievo un tratto della posa tranquillo e vi adagiavo sopra quella che mi figurava una grande nave. Poi un soffio e via. La nave salpava. La seguivo con lo sguardo finché potevo e poi la nave spariva. Bei ricordi. Qualche volta mio padre mi portava a Caiva a vedere il fiume. Sì. Scusi se la interrompo, comandante, ma mi ha parlato poco di Caiva. Noi conosciamo bene la sua struttura urbanistica, anche perché da quando è stata abbandonata non ci sono state sovrapposizioni. Ma come era la città quando era abitata? Ah, una città straordinaria! Botteghe, laboratori e belle case! Strade larghe con marciapiedi porticati e un grandioso tempio dedicato a Tinia proprio dentro la città. Poi alto l'Acropoli con altri templi e altari. Insomma, uno spettacolo. Una città progettata e realizzata con criteri geometrici alla maniera delle città greche. Qualche cosa bene la facevano, insomma, intendiamoci. Per la sua fondazione ci fu una cerimonia sacra, durata giorni per definire il tracciato delle strade e il loro orientamento. Il centro della città, la posizione delle porte, insomma, la città doveva essere la proiezione sulla terra della struttura del cielo. La città doveva nascere sotto buoni auspici. E fu così che Caino godette di grande fortuna. Le carovane che trasportavano le merci da Spina all'Etruria Tirrenica si fermavano qui, una città di transito, ma anche industriale, una città straordinaria, come ho detto. Ma non durò molto, perché poi arrivarono poi Keltoi, i Celti, e la città fu abbandonata un paio di secoli dopo la sua fondazione. Ma questa è un'altra storia. Tu mi hai interrotto mentre parlavo del fiume di Caiwa. Posso continuare? No, certo, la prego. Scusi per la discussione. Però hai capito che per me l'acqua e le navi erano le mie passioni. Poi un giorno padre mi portò a Spina. Fu un giorno indimenticabile che segnò la mia vita. Il mare non l'avevo mai visto prima, ne avevo solo sentito parlare. L'acqua dell'Aposa, tutta pozze e fango, era diventata il mare.
il mare, un'infinita distesa di acqua, e sul mare le navi. Il mare, a volte liscio come l'olio, a volte con le onde corrucciate dal vento. Gli schizzi di acqua salmastra che ti arrivano addosso, che li senti. L'aria che ti riempie i polmoni, pura, fresca, profumata. Quel giorno decisi che avrei fatto il marinaio. Quando raggiunsi l'età adulta, andai a spina e mi arruolai. E in quel periodo Fezzino esercitava una certa autorità su Spina. Era la città più potente di tutta l'Etruria padana. Ed era il fulcro attorno a cui ruotavano tutte le attività commerciali della zona. Era naturale che Fezzina dovesse assicurarsi che a Spina tutto fosse sotto controllo. E cosa doveva essere controllato perché Spina svolgesse il suo ruolo di porto commerciale? Il mare, immagino. Proprio il mare, sì. E tutte le attività portuali. Fezzina mandava spesso uomini di sua fiducia per assicurarsi che tutto andasse bene. A volte, superando una certa ritrosia del governatore locale, nominava anche il comandante di quella che potremmo chiamare capitaneria di porto. Beh, non doveva essere un compito facile, immagino, con tutta l'attività che ci doveva essere al porto. Carico e scarico delle merci, gestione dei magazzini, manutenzione delle navi e delle strutture portuali, i rapporti con i mercanti che prelevavano e portavano merci per la spedizione. Ma questo era niente, niente questo. Con questo non si rischiava la vita. Il rischio erano i pirati, quelli sì che erano pericolosi. I pirati? Ma non eravate voi i pirati? Ancora! Ancora la solita storia degli etruschi pirati! E basta, no? E ora di finirla! Quelli di cui ti sto parlando erano pirati veri, briganti, bucanieri, tagliatori senza scrupoli! I pirati liri. Cosa credi? Che di fronte a Spina, al di là dell'Adriatico, ci fossero altri etruschi? Magari c'erano loro, gli illiri, navi veloci, gente assatanata, armata fino ai denti, che assaltavano tutte le navi che capitavano a Tiro e si impadronivano del carico, qualunque esso fosse. L'equipaggio poi faceva una brutta fine. Se andava bene, finivano schiavi. Era necessaria un'azione di polizia del mare, una sorveglianza continua. Gli scontri erano frequenti, spesso sanguinosi, ma noi li tenevamo a bada. Quindi lei, capitano, si imbarcò su una di queste navi? Per i primi anni, sì. Vita dura, quasi sempre in mare, ma mi piaceva. Era la mia vita, l'avevo scelta io. Mi distinsi in varie operazioni militari contro i pirati e infine da Felsina deciso di scegliere me come navarco. Potrei dire ammiraglio, una posizione di grandissima responsabilità. Per molti anni così rimasi a Spina, a terra in mare, dove comunque continuavo a sentirmi più a mio agio. Ma col passare degli anni gli capitava di rimanere più a terra che in mare. E allora Spina cominciò a parermi più meno attraente, quasi brutta, con le sue case di legno e le strade di fango, polverose d'estate, impraticabili d'inverno. La nebbia e tutti quei greci. I veneti, gli umbri, quelle lingue straniere che fai fatica a capire, quei nuovi ricchi arroganti, no? Pensavo sempre più spesso alla mia città, a Fezzina, alla mia casa accanto all'Aposa, agli amici che avevo lasciato tanti anni prima, che rivedevo quelle rare volte
che tornavo per riferire ai magistrati a città. Così quando gli anni e le fatiche mi tolsero vigore, decisi di ritornare a Felsina e di passare gli ultimi anni della vita là dove ero nato. Ma per Dio, ero stato un navarco io! Un navarco di Felsina, capisci? Avevo speso una vita intera per proteggere Spina e garantire la sicurezza dei traffici commerciali. Avevo combattuto i pirati e ero stato anche ferito. Vuoi vedere le cicatrici? Comunque sono tutti segni di spade in liriche. Felsina mi era grata e io ne ero fiero. Come potevo non ricordare la gente, la mia città, i posteri, la mia storia e la mia gloria? Era uso antico a Felsina segnare le tombe con una stella. Ne feci realizzare una grande, monumentale, e la feci decorare da un maestro. Sopra volli che scolpisse una nave. La mia stella doveva stupire! Ed eccolo. Un pezzo unico, non è straordinaria, non è straordinaria. Certo, straordinaria, davvero magnifica. Avevo ragione. Voi, dopo tanti secoli, avete trovato la mia tomba e la stele, e quella nave vi ha stupito, vi ha incuriosito. In tanti si sono interrogati sul significato della nave. Vuoi la verità? Quella nave non è una metafora del mio viaggio nell'aldilà. E neppure un'allusione a mitici eroi greci. Quella è una nave vera, reale, costruita con legname dei monti, incatramata con la pece di Volterra, armata con robuste vele, con dame, con rematori che battono i flutti coi remi, un robusto rostro di bronzo e soldati. Una nave pronta a difendere il mare di Spina contro tutti gli avversari, a rendere sicura la navigazione delle navi etrusche. Quella è la mia nave, e quello sono io. Guardalo bene, il soldato in piedi con la macaira, sono io! Ecco, ora conosci la mia storia. Ora sai perché c'è una nave sulla sterida tomba qui, a Felsina, dove il mare non c'è. È una bella storia, capitano. Sono sicuro che i nostri ascoltatori l'hanno seguita con passione. La ringrazio, comandante Carlo. I bolognesi sono orgogliosi di avere un antenato come lei. Un antenato etrusco di cui conosciamo il nome e le gesta. Un caso unico. Caro amico, prima di ritornare là, da dove sono venuto, io, per Cagna, navarco, vissuto sul mare e per il mare, ti chiedo un favore. Di alla tua gente che qui dove io ora trascorro l'esistenza, tutto è cupo e tetro. Non ci sono colori. Qui ogni cosa è grigia, opaca. Siamo ombre. Ombre in un luogo senza luce. A volte incontriamo i nostri antenati, sempre tristi. Sguardo assente, fisso nel vuoto. Qualche parola di rimpianto per il mondo dei vivi. E basta. Qualcuno disse che avrebbe preferito essere l'ultimo nel mondo dei vivi che il primo nel regno dei morti. Credimi, aveva ragione. E poi il tempo che non passa mai, ma soprattutto mi manca il mare, perché qui il mare
E allora vai, vai dove avete trovato la mia tomba, raccogli un po' di terra e mettila dentro un vaso. In quella terra è rimasta forse ancora qualche minuscola particella del mio corpo. Poi porta il vaso a spina e gettalo nel mare, più lontano che puoi. Mi sembra così di ritornare nell'elemento che ho più amato nella mia vita. Fino alla prossima replica.